Nello spazio riservato ai tecnici del settore giovanile, oggi siamo in compagnia di Luca Calleda, allenatore della Juniores. Allora Luca, intanto insomma un primo bilancio di questa stagione che è sicuramente positiva per il primo posto in campionato, ti chiedo insomma quanto ti soddisfa insomma questo risultato? Ci soddisfa tantissimo, anche perché è un obiettivo che ci siamo messi quasi subito all'inizio, perché facciamo parte di un campionato nazionale, dunque anche se siamo stati accorpati da quello regionale dovevamo per forza cercare di far vedere, di far valere i nostri valori. Certo. E dunque ho detto ai ragazzi che dovevamo perlomeno vincere con impegno, e niente, dunque è stato positivo. È stato raggiunto sicuramente il risultato che chiedi, sì, in qualche maniera insomma, sì, proposto all'inizio stagione. Adesso insomma, parallelamente al campionato c'è stato insomma il percorso poi con le altre squadre che fanno parte della insomma delle squadre semiprofessionistiche della Serie D, è arrivata insomma questa tanto agognata finale con il Budone. Ti chiedo come la stai preparando, insomma, tanto tu quando eri a Portatore insomma, queste partite le avevi già affrontate, quindi ti chiedo un po' come si preparano, come si vivono insomma. Si preparano con tensione, con molto impegno, perché è una partita importante, è una partita che aspettiamo da tutto l'anno, i ragazzi ci tengono. E dunque cercheremo sicuramente di far bene, di metterci tutto l'impegno possibile. Certo. Senti, ovviamente hai studiato il Budoni, insomma, conosci questa squadra, quindi che partita ti aspetti, insomma, che avversario è questo? Beh, Budoni è una squadra, è un settore giovanile molto importante, dove ci sono giocatori, dei buoni giocatori. Ha un buon settore giovanile. So che è una bella squadra, dunque cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Sappiamo che è molto valida e molto forte. Certo, invece per chiudere, senza svelare diciamo i segreti del latte dolce, che dove la tua squadra secondo te può, quali sono le armi insomma che può sfruttare per portare a casa questo titolo, che è comunque prestigio per la società, per lo staff, per i ragazzi insomma? Beh, puntiamo sicuramente a impegnarci e a dare il massimo, dunque cercheremo di fare di tutto, cercheremo di onorare la maglia del latte dolce e niente, di affrontarla come una finale e riuscire a portare anche a casa il risultato, perché no. Speriamo, lo speriamo. Va bene, allora grazie a Luca Calleda. Luca, intanto complimenti per la vittoria del campionato e adesso in bocca al lupo insomma per la partita di giovedì 3 aprile, insomma, aprile. Si gioca Auristano. A Sarrudia o Sarudia, a seconda degli accenti, insomma, quindi in bocca al lupo. Va bene, grazie, crepi il lupo.